Giovanni Padovani, l'ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della 56enne avvenuto a Bologna nell'agosto del 2022. La vittima è stata brutalmente uccisa a martellate sotto la propria abitazione dopo essere stata vittima di mesi di stalking da parte dell'imputato. Prima della pronuncia della sentenza, il 27enne ex calciatore si è dichiarato colpevole del femminicidio durante la sua dichiarazione in aula. Ha esortato i giudici a emettere una sentenza senza farsi influenzare dall'opinione pubblica e dal giudizio dei media. La Corte di Assise di Bologna ha tenuto la sua udienza lunedì 12 febbraio con l'annuncio della sentenza prevista per le 14. Padovani è stato accusato non solo dell'omicidio ma anche delle aggravanti, della premeditazione, futili motivi, legame affettivo con la vittima e stalking. Dopo le dichiarazioni dell'imputato in aula, la Corte di Assise è entrata in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. Nelle repliche, la Procura e le parti civili hanno sottolineato la presenza delle aggravanti contestate, respingendo la concessione delle attenuanti. La sentenza finale è attesa con particolare interesse, considerando la gravità dei fatti e la richiesta dell'imputato di un giudizio imparziale da parte della Corte. Il legale Antonio Petroncini, che si occupa della parte civile costituita dalla madre e della sorella della vittima, ha dichiarato che Matteuzzi aveva accettato di rivedere l'ex per paura. Padovani ha dichiarato: aveva già deciso di ucciderla se non si fosse piegata al suo volere. Accettando di stare con lui, si è allungata la vita di un giorno.